La Nemours Parigi di 173 km si è decisa come previsto in volata sui Campi Elisi e lo sprint si è rivelato reale. Protagonisti i due maggiori velocisti del momento, l'italiano Guido Bontempi, partito al centro, si fa rimontare negli ultimi metri dall'olandese Jean-Paul Van Poppel. Per Van Poppel è questa la quarta vittoria di tappa al Tour, la sesta per la sua squadra, la super veloce Super Confex. Bontempi invece, che lo scorso anno aveva fatto il brutto e il cattivo tempo sulle strade francesi, stavolta è rimasto a bocca asciutta. Chiusura in bellezza quindi dopo un mare di polemiche che hanno offuscato la gloria di Pedro Delgado, prima accusato di essersi drogato e poi graziato in modo poco chiaro. Ad applaudirlo sui Campi Elisi è accorso anche il sindaco di Parigi Jacques Chirac, anch'egli non più saldamente in sella nel firmamento politico francese. Con Delgado ha vinto la Spagna intera che mai ha creduto alle accuse di doping.